Ragazzi e ragazze miei, il pastorello, un'immagine che proprio colpisce al cuore gli adulti, cioè quelli della mia generazione, che probabilmente per diversi di voi sono i vostri genitori. Forse perché la mia generazione, quella dei vostri genitori e quella dei vostri nonni, fra i tanti cartoni animati che possono aver avuto ad accompagnare la loro infanzia, hanno avuto questo. La piccola Heidi, la piccina svizzera, cresciuta fra le montagne svizzere insieme al nonno burbero, ma dal cuore grande e tenero, e che ha avuto proprio come migliore amico un pastorello di nome Petar, con il quale lassù sui pascoli hanno vissuto avventure deliziose. E queste avventure, ai vostri genitori, ai vostri nonni e anche a me, ci sono rimaste nel cuore e ci rendono davvero così bella, tenera e piena di nostalgia l'immagine del pastore. Ma anche per un altro motivo, ovvero per la tradizione del presepe. Questa tradizione la spiego brevemente a quelli di voi che sono originari della cultura araba, indiana o di qualsiasi altra cultura che viene al di fuori dell'Europa. Il presepe fu un'invenzione delicata e particolarissima di un uomo straordinario, campione sia di vita spirituale che di bontà, al punto che lasciò senza parole il sultano Saladino quando lo incontrò nelle terre del Medio Oriente. Stiamo parlando di Francesco d'Assisi. Francesco si trovava nell'anno 1223 nel paesello di Greccio, nel Lazio, e lì ormai si era vicinissimi al Natale. E allora lui ebbe questa idea, coinvolse tutti gli abitanti del paesello di Greccio per fare una rappresentazione vivente della natività di Gesù Cristo, così come lui immaginava e pensava che potesse essere accaduta tanti e tanti secoli prima nel paesino di Betlemme. Da allora, attraverso i secoli, fino ad oggi, in tantissime case d'Europa si prepara il presepe, ovviamente non con i personaggi in carne ed ossa viventi, anche se in certi paesi ancora c'è la tradizione ogni tanto di fare il presepe vivente. Si collocano in un punto preciso e scelto della casa delle statuine che raffigurano i vari personaggi della scena del presepe. E tra questi personaggi, chiaramente, non può e non deve mancare la statuina del pastore, del pastorello che addirittura porta in braccio un agnello mentre ci sono le pecore adulte che lo seguono. Ed è per questo che il ricordo e l'immagine del pastorello accende di tenerezza e di nostalgia il cuore di tanti adulti, perché ricorda le luci, la gioia, la nostalgia delle feste di Natale, quelle feste che ci fanno tutti un po' ritornare bambini, anche gli adulti spesso un po' presi dai pensieri e dalle preoccupazioni della vita di ogni giorno. La domanda che ci dobbiamo fare però è questa: ma all'epoca dei fatti che il presepe rappresenta, cioè all'epoca della nascita di Gesù Cristo, i pastori erano visti davvero con così tanto affetto, rispetto e tenerezza? Ragazzi, per niente! Erano considerati alla stregua di criminali, immondi, gente da poco, proprio poco di buono da scansare, da evitare. Ma perché? È semplice e drammatico, se volete anche. Perché un pastore viveva con il suo gregge, e quindi potete capire anche le condizioni igieniche come potevano essere, spesso puzzavano, erano sporchi, maleodoranti, ma poi soprattutto un pastore viveva del suo gregge, cioè della carne, del latte e del formaggio che riusciva ad ottenere dal suo gregge. Se il gregge si ammalava o mangiava male o aveva dei problemi, il pastore era alla fame. E allora spesso per poter sopravvivere, ragazzi miei, la fame brutta si dava anche a rubare.
Per questo erano visti proprio come persone immonde, peccatrici, degne di punizioni e di castighi. Nell'epoca in cui avviene la nascita di Gesù, gli ebrei stavano aspettando un personaggio particolare, detto Messia. Chi era per gli ebrei il Messia che aspettavano? Era un liberatore, un personaggio potente mandato dal cielo che avrebbe distrutto tutti i nemici del popolo ebraico, a cominciare dai romani che con la loro dominazione stavano facendo girare le scatole in modo particolare al popolo ebraico, e che poi avrebbe raddrizzato tutte le cose che non andavano, corretto tutte le storture, gli errori e fatto strage dei peccatori e degli immondi, insomma uno che li avrebbe messi in riga tutti. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto, e la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà Signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi? Sì, Signore! Figuratevi questi poveri pastori che stavano facendo di notte la veglia al loro gregge nelle campagne fuori Betlemme, come ci saranno rimasti quando viene annunciato loro che per l'appunto è nato questo famigerato Messia. Che reazione mai potranno aver avuto? Madonna, predette le correnti! Ecco, appunto, panico, terrore, paura sconfinata, poveri pastori. Ma la prima cosa che viene detta loro è: non abbiate paura, non temete. Perché? Perché non arriva come potenza che condanna e che stermina, ma arriva per quello che è: l'amore che volentieri perdona, perché ama. E siccome è amore, e l'amore quando è autentico lascia liberi, chiede di essere accolto con la stessa semplicità con cui un bambino viene accolto fra le braccia di sua madre. Capite quanta tenerezza e dolcezza c'è intorno alla scena del presepe? Per questo in Occidente che cosa succede? Che diciamo più o meno dal 1400 in poi circa, su questa scena così tenera e delicata, l'Occidente proietta la propria cultura, la propria tradizione nel rappresentarla e anche la propria idea del mondo dei pastori, i loro usi, i loro costumi e anche la loro musica, i loro strumenti. E quali erano gli strumenti che comunemente si riferivano al mondo dei pastori? Essenzialmente due, sicuramente i flauti, qualunque genere di flauto, ricavato da canne, da materiale legnoso in generale, perché era facile reperirlo, perché era facile costruirlo anche lì sui due piedi mentre si trascorreva il tempo, mentre si guardava il gregge, e perché era di larghissima diffusione il flauto di legno. E poi c'era uno strumento particolarmente curioso, sempre fatto con canne di legno con i fori, come i flauti che si stappavano o si tappavano con le dita a seconda delle note che si cercavano. Ma queste canne di legno tipo flauto erano collegate ad una sacca chiamata otre, fatta di pelle di capra o di pecora, che si gonfiava con la bocca e che poi insufflava quest'aria all'interno delle canne che suonavano. Questo strumento si chiama zampogna, è uno strumento ad ancia, cioè i suoni si producono per delle linguettine che vengono messe in vibrazione per il passaggio dell'aria. E la caratteristica tipica della zampogna è che c'è una nota fissa di base che l'esecutore cambia tappando con la cera i fori sulla canna che deve fare questa nota fissa di base, di accompagnamento, e su questa nota fissa che l'esecutore sceglie di volta in volta produce le note della melodia. Ecco che lo stile di suonare questi strumenti nel mondo dei pastori iniziò appunto a stuzzicare la fantasia dei compositori che per il tempo di Natale iniziarono a comporre delle pagine strumentali chiamate appunto pastorali. Dovete sapere che un po' tutta la musica in realtà, ma soprattutto quella che va dal 1500 a tutto il 1700 fino alle soglie del 1800,
era una musica pensata come se fossero discorsi, come se fossero parole, frasi che compongono un discorso. In pratica, come fare un tema, Uno dei temi che fate voi anche in classe, quando la maestra o il maestro vi danno da fare composizione per esprimere un pensiero. La musica di questo periodo funziona esattamente allo stesso modo. È organizzata per parole, frasi che costituiscono poi la pagina musicale, la composizione. Il piccolo esercizio che vorrei proporvi è questo. Ascoltate con attenzione la musetta di Bach e cercate di individuare da quante frasi è composto l'intero pezzo. Vi do un suggerimento. Fra una frase e l'altra ho cambiato i timbri dell'organo, ho cambiato le sonorità in maniera tale da far sembrare che si alternino le zampogne che sono realizzate con dei registri particolari dell'organo, in particolare la viola. Ci sono anche registri che imiterebbero meglio le zampogne, ma in quel momento nell'organo erano stonati e non si potevano sentire, quindi ho preferito fare in un altro modo. E i flauti. Voi riuscirete a capire da quante frasi è composta la musetta se riuscirete a prestare attenzione a quando c'è il cambio di timbro, cioè il cambio di strumento che l'organo di volta in volta imita, di frase in frase. Ci provate? Ci conto, eh?